Dove ritornate? Dove fate ritorno? Andria, provincia di Bari. Bei chilometri, Senti un po', noi parliamo argomento che tocca un po' tutti, no? La benzina. È vero che adesso con gli euro, o gli euri come si suol dire, che spende piccoli, gli euro. Piccoli. Sì. Nel senso che tipo con 20 euro una volta riempivi il serbatoio, adesso ti fai un risciacquo. Adesso non faccio proprio nulla. Quanto ci vuole per tornare giù ad Andria, per esempio? Finora ho messo all'incirca 100 euro. 100 euro. Che cilindrata hai? 1000. Diabolic parte con guidatore? Sì, sì. Ti alternate o guida sempre lui? No, guida sempre lui. È solo un sostegno morale? Sostegno morale? Tu che ruolo hai? Compagnia. Passeggera di compagnia. Allora buon viaggio ragazzi. Tu con la tua 600F quanto metti di benzina per andare giù? 80 euro. 80 euro. 3 mesi fa ne avresti messo tipo 50. In 3 mesi proprio ci siamo volati. Vabbè, allora guarda, consiglio, abbassa la cilindrata, consumi meno. Sì, devo prendere 125. Fa 50 te. 50, sì. Ci metti un po' più di tempo. Ok. Lui è 1300, è una cilindrata un po' più alta. E quindi se lui spendeva 100 euro col 1000, 80 euro col 600, tu spendi in proporzione? Stiamo lì. 120. Perché ha meno cavalli. Ah, ha una cilindrata più alta ma meno cavalli. Adesso fate una volata fin giù o vi fermate? Sì, andiamo a Castellammare di Stabia, prendiamo l'autostrada e torniamo verso Andria. Quanto ci mettete più o meno per essere? Sono 230 più o meno, 230 km. Ah, pensavo andassi 230 km orari. No, non si può andare, noi siamo per i limiti di velocità. Quasi sempre. Quasi sempre. Quando ci sono gli autovelo. Ok ragazzi, allora ci rivediamo sul canale 902 di Sky. Salutaci Andrea. Non ho capito, ma stavo facendo un attimo la Puglia. Ecco. Puglia. Ho temuto un attimo. Ok, buon viaggio. Grazie. Anche tu ad Andria? Sì. Ma quanti siete? 39 persone. Ah, che bello, avete organizzato questo cos'è, un raduno? Sì, un raduno Corsa Nostra. Ma i tuoi amici ti riconosceranno sotto al casco poi quando ti rivedranno su YouTube, credo. Ti rivedranno in TV. Tu viaggi da solo, la tua compagnia è la Borza. Sì. Ma quando siete partiti, stamattina o ieri? No, ieri. Ieri, dove avete alloggiato? Per di fumo. Ad Agropoli. Alla faccia. E va bene. E allora buon ritorno anche a te, vai anche tu con i tuoi 100 euro giusto di benzina? 80. 80. A 1100. Gomme calde? No, ancora no, sembra... Tra un po'. Moda competizione quest'auto. Sì. Auto, moto, vabbè. Ha il motore di un'auto, quindi. Ma con una Buell così per esempio quanto ti ci vuole di benzina per fare questi, in termini economici, quanto spendi per fare questi 25 km? Attualmente con 25 km per giù col traffico che si trova in costiera, messo il periodo, su per giù ci vogliono dire all'incirca 10 euro, per andare e per tornare, diciamo così, per io fare una passeggiata mi costa 10 euro. Cioè, è venuto ancora bene perché sei uno calmo secondo me, perché immagini abbastanza sì, e poi forse permettendo anche che la moto consuma non tanto, ma chi ha magari cose più potenti o ha una difficoltà sì. Va bene, buon viaggio. Ti ringrazio, buona giornata. Lei è in attesa di qualcuno, quindi può scambiare due parole con noi. Parliamo del caro benzina, caro petrolio, no? E l'aumento è stato vertiginoso in poche settimane. Ma non in poche settimane, è un annuncio che stanno facendo continuamente da un anno. Non è che... E quindi se volessimo fare un termine di paragone tra l'anno scorso e oggi, con il classico... È terribile, guarda, che cioè, viviamo in uno stato che purtroppo non ci difende. Anzi, ci tassa sempre di più. È chiaro che ci tassa di più.
è un fatto che ormai è alla luce di tutti quanti, è un problema nazionale. Ma probabilmente... la gente spera che questi fatti possono essere risolti. Ma è possibile secondo lei che la politica voglia in qualche modo scoraggiare con il caro prezzi? Scoraggiare l'uso del motore a scoppio, dell'inquinamento? La politica crede che non c'entra niente. E allora con chi ce la dobbiamo prendere? Con gli arabi? Con gli arabi no. E purtroppo. E chi ci porta le stelle a sto prezzo? Ma non si è avuto un'evoluzione nel campo energetico, per cui chi ci porta? Ci porta quelli che purtroppo sostengono questi. Mi permetta, l'evoluzione c'è stata nel campo della tecnologia, sono le auto a idrogeno, le auto. Ma dove stanno? La viva zitto, non stanno nessuno. Che... Non hanno fatto niente, adesso sto incominciando a sentire. Il dual energy, quella l'auto a batteria e. Adesso, ma bisogna incentivare, insomma. Bravo, perché purtroppo oggi non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita. Dobbiamo abbandonare non c'è niente da fare, si fanno solo chiacchiere. Vabbè, abbasso il petrolio e viva le energie alternative. Sperando che in effetti qualcuno permetta l'evoluzione della tecnologia. Io sono convinto che c'è qualcuno, qualche forza superiore a cui si accomoda l'uso del petrolio. Ma poi lo... poi cioè, da un anno a questa parte si è avuto che i maggiori gruppi hanno tutto interesse a far alzare i prezzi. Questo poi se andiamo a vedere che cosa, dove riflette tutto questo, andiamo sia sulla benzina, sui prezzi, ma tutto ciò che ci conta, cioè, sono 4-5 gruppi che purtroppo sostengono il mercato. È una specie di massoneria, di oligarchia, esatto, che decide i destini del mondo. Decidono. E noi come i pecoroni andiamo a presto questi qua. Vabbè, nel nostro piccolo non possiamo fare altro che prendere atto di questo. Speriamo che le cose cambino. Le cose cambino. Io me lo auguro questo, ma io penso che tutti gli italiani se lo augurano. E adesso dove andrà con questa automobile quando accenderà il motore? Sono venuto qua. A casa dove? Che città? A Napoli. A Napoli, bene. 10 euro ce la facciamo? Penso di sì. Piano piano, andando piano col diesel. Arrivederci. Nel cuore di Sorrento, il primo locale, il più antico, dal 1945. Bagattelle, l'after dinner, il tuo matrimonio, la tua festa, addio al nubilato, addio al celibato, compleanno o laurea. Bagattelle, 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 Dinner's Club, karaoke, video music, disco bar, i migliori cocktail da tutto il mondo, a Piazza Tasso, a Sorrento. Telefono 081 877 39 92. Sul web www.bagattelle.net.